Signor Presidente, signora Presidente della Commissione, signor Primo ministro Ianza, la sua Presidenza prende il via mentre la pandemia non è ancora terminata, con una situazione che sicuramente sta migliorando, ma il nostro continente nei prossimi mesi comunque dovrà affrontare sfide molto complesse ed importanti al fine di uscire definitivamente da questa drammatica crisi. L'eurorealismo che ho ascoltato oggi in molti dei suoi passaggi, credo possa essere un'ottima sintesi e una concreta occasione per l'Europa del domani, affinché sia guidata da uno spirito di solidarietà e cooperazione tra i diversi Stati e popoli. Cooperazione e solidarietà, spesso ostacolate da pregiudizi politici, che fanno venire meno rispetto e trattamento equo per tutti i Paesi dell'Unione europea. In tal senso, ci rassicurano le sue parole e il suo approccio ai valori e ai principi fondamentali dell'Unione, compreso lo Stato di diritto, e a tal proposito mi sembra abbastanza strumentale la polemica sulla Procura europea, sia per i tempi sia per le modalità con le quali viene messa in campo e soprattutto per i chiarimenti che Lei ha più volte abbondantemente indicato. Il meccanismo di monitoraggio dello Stato di diritto deve operare in modo obiettivo e trasparente nel rispetto dell'uguaglianza degli Stati membri, non seguendo l'approccio che spesso è molto politicizzato e che utilizza meccanismi concordati a livello dell'Unione europea solo per punire opinioni diverse rispetto a quelle che vengono portate avanti da alcune parti politiche. Tutto questo purtroppo non fa altro che alimentare divisioni, discordie e sfiducia tra gli Stati e i popoli europei. L'obiettivo principale in questo momento che tutti noi dovremmo avere è assicurare un'Europa più forte e resiliente. Contrasto alla pandemia, ripresa economica forte e duratura, integrità del mercato interno, interessi commerciali e autonomia strategica, ma anche sicurezza e difesa dei nostri confini per contrastare fenomeni come terrorismo, criminalità organizzata e immigrazione clandestina. Su questi temi il nostro gruppo è pronto a collaborare, guidati da pragmatismo e buonsenso diciamo sì alla difesa dell'ambiente, ma con il giusto compromesso tra la sostenibilità ambientale e la sostenibilità economica e sociale. E' anche molto positiva, lo voglio sottolineare, la sua attenzione sulla gestione dell'immigrazione illegale e sulla costruzione di un sistema di asilo funzionante. Accogliamo con favore la sua particolare attenzione al tema dei Balcani occidentali. Ma per fare ciò non dobbiamo dimenticare l'ulteriore importanza del vicinato orientale nel garantire la pace e la stabilità in Europa. Infine, eh, questa Presidenza si ritrova nel momento clou dell'avvio della conferenza sul futuro dell'Europa. La vostra Presidenza porterà avanti su questo tema un passaggio fondamentale e decisivo. Noi ci auguriamo solamente, senza entrare nel merito, che la Conferenza sul futuro dell'Europa non sia un'occasione per escludere, ma sia un'opportunità per includere e prendere in considerazione tutte le legittime diverse opinioni nello sviluppo di punti di vista comuni sulle soluzioni per il futuro dell'Europa. Concludo ribadendo che ho apprezzato il riferimento al dialogo, alla cooperazione, alla parità di trattamento come condizioni essenziali per migliorare le condizioni, il benessere e la sicurezza dei nostri cittadini. Il nostro auspicio nellaugurare un semestre di risultati importanti è che questo spirito possa concretamente guidare la vostra azione. Buon lavoro.